Ara madonna, sembra fatte capo e chi le può credere che ci danno chi lo conosce, buon zoppone, ve lo fate presenza, buon niente, cao. Oh, ma è possibile che con te do mette sempre lì sotto titoli? Sotto titoli una cazzo, che da tutto spendi i soldi che poi la puttana di moglie mi si spende tutto per fare shopping. E tu dagli una caracca in bocca a tua moglie, no? Ma moro tuo cazzo, la prossima volta che mi chiedo sotto do un pugno alla bocca faccio salta quella fa prendo tutto imbronzosato. Eh? Imbronzosato. Eh? Imbronzosato. Ah, imbronzosato. Ma chi me l'ha mannata a questo? L'altra volta sono andato in un ristorante e infradito, giacca e cravatta con la canottiera sotto, tutto che mi invitavano alla Ferrari Station Wagon. Ferrari Station Wagon? La Ferrari Station Wagon, l'ultimo show, come fanno a conoscerla? Mannea. Non ce l'ho presente. Come sono entrato, mi hanno detto tu chicchio! E io ho già pigliato la tavola, già imbronzizzato a 20 metri. Eh? Mazzi è grosso. Perché tu capresti ha fatto? Io l'avrei... Troppo buonaccione. Allora troppo poco aggressivo. Capito, allora l'avrei... Così va bene. Così va bene, mi piace. Tu mi piace una cifra. Faccia una lucerta. Oh, ma mi fai per la... Portacci tua. Non mi bestemmi le morte in culo all'anima che ti è morta e faccio un brodo con la sedia che è morta, capite? Eh? Un picciriggio viene cava. Quasi quasi ti pigli e ti sbatta addosso a mura mura. A proposito di mura mura, finimo sto muro, dai, su. Ma sembra lavorare per sto muro che tanto che non manco se ne accorge che tra la chi da mattina alla sera lo principale prendo tutti i cazzi che proprio mi sbaglio, mi piace pure a mia moglie come risultato, che bello, dico. Oh, ho capito, che vuoi fare? Mi piacerebbe avere una bella picciona. Ma chi? Una bella picciona. Una femmina di piccioni? No, una bella picciona. Oh, e non farsi gesti. Ma che sorecchioni, cuote? Ma che sorecchioni, a me mi piaceva. Non farsi gesti. E continua a lavorare che se il principale ci fanno un po' tanto. Ci rivediamo qua. Senti, me ne vado un po' a pranzo che tutto sto lavorando, mi ha fatto già tutto il coglione. Me ne voglio un po' a pranzo, fra quando se vediamo? Fammi se vediamo troppo per... tardi. Allora se vediamo troppo per... presto. Ho capito. Orario perfetto. Che cazzo mi ha mandato questo? Non lo voglio marito burino, ma lo voglio cittadino. Tengo bello, arsenale. Ma hai regalato proprio Pasquale, io che cavolo che foglio. Mamma mia, te stai sempre a lamentare, sempre, sempre. Ma lamento sì, fa talmente cavolo con condizionatore, mi ha chiesto venditore. Ma che ne sai tu? Ci pagano per questo? Mo inizi a lavorare che non mi vale farsi sgridare al principale perché abbiamo perso mezza giornata per te. Il principale mi fa una pugnetta. Na che? Una pugnetta. Na che? Una pugnetta. Ah, una sega. Che non fosse gesti, che ti vedono tutti dopo ciò senza pure, ma non prova via, oh. Ah. Senti, io con te non ci capisco mai una ceppa di cavolo. Cavolo che fa. Oh, e non mi interrompi. E mo che è sto coso? N'ammazza mosca fetto sembra anzesate. Che? N'ammazza mosca fetto sembra anzesate. Senti, ti prego, lavora che mi hai rotto i coglioni, eh? Dai, lavora, su. Non mi aiuto con mia moglie, non vado che ti sbatto addosso a mora, amore, poi io faccio. Ma che sto cavolo, non ti faccio. Che devo fare qua? Metti inchiodo qua. Qua? Qui? Qua? E poverino, eh? E dai! Curede! Allora che lo so? Cerca meno quasi? No, fammi fino a un quarto! Io con te non gliela faccio più! Non gliela faccio più! Mi fa venire lo stress! Io mo chiamo il principale e gli dico di mandarti via perché tu qua non fai nulla! Non basta! Basta! Madonna, non faccio un cazzo! Prima con lo stato a montare, mon amore! Te lo faccio tutto! Come cinese! Boyer, ma... Che tradotto sarebbe? Che io con lo stato faccio con una giornata così! Ci vendo pure uno di quelle cose che fanno pure i cattacchecco con tutti i cinesi che ci hanno appigliato con tutto quello che è bello, con tutto che è lucetto! Dopo quello che non faccio un cazzo! Ma chiedo tutto la franco fa ritornare a calabra! Sei proprio calabrese, sempre esagerato, mamma mia! Non ti sfoto perché ti è un profumo! Oh. E io ti mando a fanculo perché c'è il pienone. Sento, sai che ti dico? Che io voglio prendere un caffè perché con tutto questo lavoro mi sto girando la capo, mi sa che tutte le scadenze di zucchero. Tu vuoi una cosa? Sì, prima una bottiglia d'acqua, va. Duro morbide. Ma chi? Una sigaretta. Ma tu hai detto che voglio... Ah, ho capito. 9 mm ho i proiettili di fucile da caccia. Senti, ma sai, ti dico, ma basta la piante. Io ramato, prima mi chiede una cosa e poi si ingazza pure una fanculo, va. Ma che cazzo mi ha mandato questo? Oh. Vo. Ma va fango, va fango, va fango.
Fa ridere, questa mi è piaciuta. Te fa ridere davvero? No. Lavora, muoviti. Che farci due a momenti che il principale c'è licenza. Ho chiamato faccia di culo, infatti, ieri. Adesso che tutto che lo fa con milanese e mezzo fa proprio pettine, la peppa, ma che cazzo. Appunto. Mi hai detto faccia da culo. Però sai, strano. Come cambia dal calabrese romano, no? Strana sta cosa. Appunto, io ti ho fatto traduttore da calabro romano. Pure Google Translate mi dai pagare. Google Translate? E perché, che cazzo hai detto? Vabbè, lascia sta, lascia sta. Ma tra me e te, a ciocia, come si dice? A fregna. E che cazzo? Pisciareggia, No, e che cazzo, state zitto? Ammutate pisciareggia. Oh! Oh! Non devi tradurre! Non devi trastette! Senti, come si dice figa in calabrese? Picciona! Dai! Uguale! I calzini? Pozzetti! Sto panino è proprio morbido! Sto panino è puglio! Questo caldo c'è calzini sudati. Questo caldo c'è i calzetti in bosi. Mamma mia. Oddio, che mar de schiena. Mamma mia. Porco figlio, che mangio calciolera. Ma devi fare così tutto il giorno? Ma ne fa così tutto il giorno? No, vabbè. Basta. Non te sopporto più, so dure che sei a parlare in calabrese e stai traducendo tutto quello che sto dicendo. Basta, non ti ha chiesto nessuno, non te voglio più sentire. Basta, sì. Nicola, che te piecchio, non deve trastette. È da prima che... Ma ricordo più, che hai detto? Non mi ricordo poco. Senti, lo vedi là? Beh? È aperto il bar. Lo vedi là? Vedi? È aperto il tuo bar. Io vado a rubare, sto strappando una cosa. Io provo a chiedermi, è difficile, molto difficile. Di solito quello non ce l'hanno, ma chiedo perché è molto difficile. Molto difficile. Molto. Ma chi cazzo mi ha mannato questo? Ma chi cazzo mi ha mannato questo? Aiuto! Aiutatemi! Mamma mano! Fuggite! Sciocchi! Ci sei cascato, Ma che stai a fa? Ci sei cascato, Senti, ma parte la pianta. Del panaro. Che? Il culo un calabrese, no? Oddio, te prego, non ricomincià. Non ricomincià, per favore, con sta storia del traduttore. È una settimana che devo finire, stiamo ancora qua. Ok? Quindi non rompe le palle, lavora, Non comincià, per favore. La trovata lo certo, da cavo, vedi? Perché te la satira? Ieri sera sono stato alla TV a Ruyoko e Paolo Bonolis. Da Bonolis? C'era pure Luca Laurenti. E che ti ha detto? E che poi che mi ha detto? Mi ha detto, oh Paolo, ha perso tutto Paolo, è proprio un coglione Paolo. Hai perso tutto? Ma non è che mi capitasse una domanda di merda, quindi ha già perduto tutto. Però la domanda era tra dire e il fare, c'è di mezzo? Il mare. E che sono stupido, la domanda vera è e il. Giusto, no? Ma quanto puoi essere incoglionito? No, ma tanto dopo ci stava la domanda di riserva, no? Chi è che valeva 89.000 euro e... Perché hai rottato? 89.000 euro rotti. Senti, vai al dunque, Vai al dunque. E la domanda era te. Mammifero senza denti. E ha risposto a mia suocera. Mia suocera, no? Ma quanto sei deficiente? Ma che ne sapeva te? E bello che pure la calorente mi stava pigliando a culo. Ma tu, oh, Paolo, questo è proprio deficiente, Paolo. Ha perso tutto, Paolo. C'ha ragione. Che hai fatto alla fine, poi? Cazzo ho fatto? La corteggiata a Paolo Bonolis. Poi... Vengo tra scappa a tutte le mallette! Devo fare gli studi! Ho passato la mia davanti! Luca Laurenti mi ha fatto! No! Pino! Capito?
legnacciate, per favore. Sei proprio calabrese. Sempre a dire, sempre a fare esagerazioni. Sento, dovresti andare a te. Dovresti andare a Tamarreide. Vedi là come te piano. Sicuro, guarda. Allora, tanto io sono stato un TV e tu con cazzo. Sì, ma hai fatto la più grande figura di merda della storia della TV. Allora, tanto io sono stato un TV e tu con cazzo. Sì, ma hai fatto la più grande figura di merda nella storia della TV. Allora, tanto io sono stato un TV e tu con cazzo. Tu con cazzo. Tu con cazzo. Tu con cazzo. Tu con cazzo, allora tanto boia, tu cazzo, chiù, chiù, chiù. Tanto boia, cazzo, tu, chiù, 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 chiù. Tanto, boia, tanto, io sono stato in TV. Boia, 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 TV, boia, boia. Bene! Ti ripeto, hai fatto comunque una figura di merda. Ma va ti cacca a me ne ciappogne. E falla finita! Che so se cafonati! Se... Tu... Io, se mi fai licenziare, paffaracci tu, giuro che te ficco una pala su per dove non te batte il sole e te sventolo come una bandiera italiana. E piantala. Cioè, è mezzogiorno, Perché non vai a mangiare? Vado di venna. Ma se non è mezzogiorno, sei circa meno quasi. Quindi ci voglio quando quasi quasi diventano circa meno quasi 23 e tre qui si posa cosa, capito? Tupa! Il cazzo mi ha mandato questo? Non ci sta! Non ci sta! Meno male! Oddio! Meno male, finalmente! Posso lavorare in santa pace! Dopo tutto sto tempo, quei rompi palle, non ci sta più! Era ora! Era ora! Mamma mia! Però mo ci vorrebbe una bella... Sigarette, accendini, whisky con la nina d'oro, pompa! Buona pompa, te la faccio, che sta, Che cazzo ci fai qua? Un'altra volta, che... Che fai qua? Oh, muratore contrabbandoso, vuoi sigarette? Con la nina d'oro! Un amaro qualsiasi, un amaro qualunque, dai, c'ho pure un amaro qualunque, vedi? Amaro qualunque, vedi? Che... Fammi capire. Che cazzo stai a fa su sto cantiere? Con sigarette? No. Ah, con la nina d'oro? No. Faccio una bella pompa, No. C'ho pure l'accendino, Oh cazzo, che ce devo fa? Non c'ha più la sigarettola. No, non hai capito? Non ce vuole, non mi serve, non la voglio. Te ne voglio, no, io devo lavorare qua, Pure io devo lavorare, però. No, ti annuggio. Senti, fammi una bella cosa, vieni qua. Adesso posi sta roba, tutte le scatole, dobbiamo fare sto muro. So 2 anni che dobbiamo fare sto muro e lo finimo mo, va bene? Ma mommo? Mommo! Ma mommo? Sì, mommo! Mommo, mommozzettate! No, basta! Basta, non gliela faccio più! Non te sopporto più! Non ce la faccio, te devi mettere qua a lavorare, non mi puoi cazzeggiare in giro, devi lavorare su sto muro e devi dare una mano, non posso fare tutto da solo, quindi adesso lo metti qua, coglio, te gomito e dammi una mano a sto muro, perché non è possibile, sono 2 anni che lo devo fare, non si può andare avanti così, qua tocca lavorare, perché poi... Ma dove lo metto l'olio? Casco con casco, capito? Cascato, un casco che è cascato, un casco non c'è casco senza casco, un casco che è cascato. Che cazzo mi ha mandato questo? Stamma a sentire, non è colpa mia! Sì, sto in pausa al lavoro, sì. Fammi finire, ma se io devo... culo sta puttana, schifoso, non mi rompo un cazzo a Cristo che lavoro, mica sta facendo come la peppa, come te lo faccio fatta fine. Io ti faccio un provo con l'osso di che è morto, puttana, soccola, croia, imbranzata, schifosa. No. Non sei figuri, signore, non ce n'è bisogno proprio di passare per via legale. Se lei è una bravissima persona, si capisce dal tono di voce che sta usando, una persona squisita e deliziosa. Sa che faccio? Te ne passo un ragazzo tuo che c'ha pure... Ce l'ha ancora la pedina qua, Vedi quanto t'ama! Sì, dopo te... Deficiente! La ragazza mia è poliziotta! Ma che gli parli così? Io credo che te ne volevi sbarazzare! E poi che è poliziotta? Polla? È zotta, è polla! Ma sai che zotta vuol dire? Zoppa! Pronto? Sì, dimmi.
Ma vaffanculo, sempre autore. Allora, non devi chiamare che questo lavoro, ok? Se sta facendo un mazzo si può portare da magnatea, ok? Non devi essere tanto, perché questo non ti tradisce. A puttane, a trans, non c'è mai chiunque, perché ci portavo io? Io cosa che faccio quando vengo qua tutto il dopo devo cantare per tutte puttane, trans, zocco, mignotte, dopo tutte. Mi sarebbe a dire favoreggiamento alla prostituzione. Questa è incazzata nera, eh. Ma sei, ma che te fai cantare adesso, cacchino, dopo. Amo, ma non gli è retta, non gli è retta, ti prego. Lavoro con cretino, non gli è retta, è stupido. Dice un sacco di cavolate, ma... Non gli è retta, per favore. No, no, ma come mi stai a dare colpa a me, dai. Ma io mo che c'entro, su, ma che stai a dire, dai. E... Ma come mi stai a lasciare? Ma che me lasci? Apposta, ma... lascia, te lo dico prima che io sono ricchiuni culo. Tanto fa pure quei trans, cioè non sarebbe così tanta, eh. Ok, allora, va, bacio, bacio, bacio. Mamma, può fare bene, t'ha lasciato, ha detto che tu. Ma che cazzo! Puttane, ma tu, troppe volte. Chi è che va a puttane? Davide! Nel mio ufficio! Va, subito! Che va a puttane, vai, vai! Ma che cazzo va a puttane? Ho detto della puttane, tu vai per puttane, vai! Tu che va a puttane! Culo. Puttane! Non si fanno queste cose, zozzone! Fammo pace a te! Fottiti! È come sei sgarbuto! Ma che vuol dire sgarbuto? Che hai fatto? Ti vedo triste. È successo un macello. Povero Agata. Che? Povero Agata. Ma semmai povera Agata. I soldi stava bene, quindi non era povera, fidati. Allora, ieri mi ha chiamato la ragazza mia che era nuova, no? Che era nuovo Riaggio. Te vedi con un'altra, ma ne eri sposato. Ho detto, va a portare lo spasso su cana. Allora vado a portare lo spasso. Una certa mi chiama e dice, tu devi andare a posta. Perché io ti spedi un pacco perché uno si è comprato una cosa da eBay. eBay? eBay, come eBay, no? eBay? No, chi è un regista eBay, no? Michael Bay, chi è un bravo regista? Insomma, sono io che ti sta posta, mi ha incartato tutto quanto e si è fatto tutta a fine, capito? Eh? E alla fine invece... Sbaglio. Ho spedito un cane io. Ci ha spedito un cane, ci ha spedito un cane, ha mincina anche da fine che un cane. Cioè tu hai spedito il cane tuo in Cina? Hai spedito quella povera bestia in Cina! E mica colpa mia! Ma la sei scemo! Ma non è colpa mia, cavolo! Ma porco giuro, ma fammo qualcosa! Ma chiama qualcuno, andiamolo a riprendere! Ma sono stupido, la prima cosa che ci ha fatto è tornare in bozza, l'ho fatto tutto indietro! Non è tornato manca romittente! La cosa bella è che ho spedito i vibratori di mia moglie che ha venduto su eBay all'asilo nido! E un cane in Cina! Il problema è stato raccontare a Maria poi, quando sono tornato a casa, ha fatto sparire ciao ciao, chi mi riporta ciao ciao, Agata mia, arriva a pigliare, parte in Cina, parte in cama, io posso partire in Cina per pigliare. Agata. Ciao ciao, la lingua blu ciao, dai. E Maria? No, pure la ragazza mia, si chiama Maria. Ciao. Casa allestita tutta rustica. Che si chiama Agata. Sì, sì. Un letto di pizzo, casa rustica. Oh, te stanno a chiamare! Te stanno a chiamare! Faccio! Era una ronna! Che cavolo! Mamma c'è tre! Che ha fatto, mo? Sto a pensare che sei un pezzo di merda! Che cazzo ho fatto, mo? Che hai fatto? Con mia moglie! Ex moglie! Ex moglie! Ma che cazzo mi fai dire? È una pausa, è un momento di riflessione, è un momento un po' difficile! Momento difficile? Io ho dato due ore a Rugliette, ma la sogno portata! Che hai fatto? A letto. Ci sei nato pure a letto? Sì. E che avete fatto? Ecco, tutto sbuffato a testa, a sinistra, fino al soffitto. Fino al soffitto? Ho fatto pure la cariola. Pure la cariola? La cariola sì. La cariola no. La cariola sì. Ma io te strozzo. Io ti ammazzo. Ma ci ho messo pure l'utero in terra per non sporcare. Pure il testa. Ma si zozza tutto le vernice, no? L'avete fatto con la vernice? E cavolo, si zozza tutto le vernice, eh? Vernice avete fatto? Ma aspetta, che hai capito? Tu hai pitturato la camera, con la vernice, no? Ah, pitturato la camera? Ah, no, ma allora, no, che ne so, pensavo, che ne so, mi hai detto la cariola, col telo per terra, fino al soffitto, per non sporcare. Vabbè, ma alla fine quanto gli hai chiesto? Che io ho chiesto? Niente, perché siccome si presenta la moglie di un amico mio, fammi una pugnetta, stiamo apposta così. Che t'ha fatto? Tu, una pugnetta! C'è qua! Buongiorno, troverò un po' d'amore anche per me nell'immensità del cagli del culo. Eh? Che cazzo sei a cantare? L'usignolo sogno. Che sei? L'usignolo. Usignolo.
Usignolo. Gnolo. Allora comincia dalla U. Usignolo. Ok? Ok, perfetto. Perfetto, usignolo tu. Comunque senti, basta cantare. Finimo sto muro, so 2 anni che stiamo a fare sto muro, stiamo ancora qua, ci licenziano, quindi non mi sembra il caso. Io non vedo la paga da mesi, quindi per favore mettela a lavorare perché non te sopporto più, dai. Ti ho detto come arrotondava, tu. No, io non mi metto a vendere roba di contrabbando per te. Questo è il lavoro mio, dobbiamo finire sto muro, l'hai capito, sì o no? Please don't go. What is law? Baby don't hurt me, a hurt me, per amaro. Basta, basta, ti metti a lavorare? So 2 anni che stai qua e non stai a fan cavolo, non hai fatto un cavolo, io vorrei sapere come fai ancora a sta su sto cantiere. Oh, ma che stai a fa? Ho fatto tutto il No, fermo, che stai a fa? Ho preso sale. Che? Oh. Ah, il cazzo! Chi è che dice parolacce qui in cantiere? Davide? Sempre te? Invece va, che se mi ha fatto cavo cazzo, Nel mio ufficio! Muoviti! Sozzone! Ma che mi ha mannato questo? Ho mozzicato il cane, cara mano, è tutto fatto, tutto sempre, tutto fatto. Che hai fatto? Ho mozzicato il cane sulla mano, ma tutto il mozzo mi ha salcato tutto, tutto un grande salato. Ha mozzicato il cane? Il cane ha strappato tutto, nervi e tutto, vedi tutto. Ci devi mettere qualcosa, che ci hai messo? Che sei a fare? So che dallo cane se vuole la ketchup o maionese sulla mano mia. E che sta facendo che ti ho cioppiato poco culo e che mi sono sbucata la mano per mentre una pugnetta. Ah pure! Sei un cretino. Ada! Te lo ricordi un primo giorno che ci sono conosciuto se momento al cantiere? E chi sono scorto? Tra i tempi, no? Ciao! Te sei quello nuovo, scommetto? Sì! Piacere, Matteo! Davide, piacere! Piacere mio! Allora, che te porta a lavorare al cantiere? L'ho sempre fatto! Ma te sei uno sfaticato, no? Spero! No! Lavori bene? Sì, perfetto! Che cazzo, tra il cantiere lavoro tutto quanto, tutto fatto bene, No, assolutamente! Perfetto! Allora, la sbruffatura la sa fa? Sì! Un po' sta a cavo, ce la sa fa? Sì! La sbruffatura di triangolo davanti, che tutto a destra, che ti fa tutto a finestra, tutto sul muro, sa fa, chiaro, no? Sì. A peccano un chiodo con lo piede lo sa fa? Sì. E se fa con la crema pasticcere lo sa fa? No. Se non sa fa quello allora che non va bene, No. Sto scherzando. Mannaggia, tu subito l'ho appena a mano. Sì, no, è così. Sapete che sei uno piccolo principiante. No, ma tranquillo, io imparo velocemente, non è un problema. Perfetto. Sì. Io ti dico subito, che qua dobbiamo fare un muro, o dobbiamo popata. Che è un muro, abito, proprio cavolo agli cinesi ci fanno la pippa domani. Ah, ok. Bello. Sì. Perfetto. Perché tu devi capire, sarà quanto è che lavora il cantiere? No, da quanto? Saranno da... Un anno? 2? 3? 4 giorni che sto al cantiere. E già mi trovo proprio bene, tutta la gente tutta fatta bene, e tutti i miei tutto pera che lo sono portato, tutte perfette sogni. Tutte. Pure che quando mi dice, vabbè, tutte perfette. Tutte. Comunque. Io dovete iniziare a lavorare senza essere sì, forse è caso. Tu cerca di attaccare il coso, io vado un attimo a rubare e torno subito, ok? Sì, va benissimo, io torno subito, ok? Come no? Ok, okay. Ti vedo in gamba, Sì, grazie. Dai, ci vediamo dopo. Ciao, bello. Bella. Che cazzo mi ha mannato questo? Ah? Ma tu pensi che noi giorno vedremo sto muro? Ma Vangu la sovreta